Benvenuti a tutti nel mio nuovo video, io sono Miu, ragazzi, oggi siamo a bordo del comandante Margottini. Ragazzi, a me piace molto questo incrociatore, o meglio, scusatemi, incrociatore, questo cacciatorpediniere, quindi pedinieri, quindi diciamo che poi l'ho voluto portare perché non solo per una questione patriottica, ma anche perché effettivamente è una delle navi a questo BR, quindi 4.0, dove praticamente si inizierà a fare leggermente sul serio, perché monta 4 torrette da 135 mm, ovviamente ogni torretta ha un solo cannone. Il tempo di ricarica si aggira all'incirca, se non avete il comandante fullato, siamo sui 10 secondi, 10, massimo 10 secondi, giusto il tempo per ricaricare alle lunghe distanze. Contate che tendenzialmente se sparate su un margine degli 8 km il periodo di volata del proiettile va all'incirca sui 12, 13, 14 secondi, quindi avete tutto il tempo di ricaricare e sparare nuovamente. Ho voluto fare una combo tra comandante Margottini e il Z1007, che sarebbe il Kant per chi non lo conosce, e mi andava di portarlo, anche se alla fine non lo utilizzeremo. Ragazzi, portiamo principalmente una nave che, appunto, come ho già detto, nel suo BR è una tra le più forti a parer mio, perché ha una potenza di fuoco molto molto buona. Sicuramente il calibro così alto crea una dispersione del proiettile leggermente più alta, ma tollerabile. Parliamo sempre di un calibro in cui la precisione, bene o male, è ancora abbastanza attendibile. Iniziano ad esserci dei problemi sopra i 200 mm, almeno in War Thunder. Poi, bene o male, con l'assistenza della conversione del tiro, quindi riesce a darti un'ottima mira. Un altro dettaglio che ho visto, a differenza, ovviamente non è come World of Warship, sicuramente ti dà un aiuto maggiorato, le torrette girano in maniera molto più veloce, quindi qui è sicuramente un po' più realistico, almeno a parer mio, poi non so. L'armamento di questa nave, principalmente, come possiamo vedere, ci sono, appunto, come ho già detto, 4 torrette da 135. Poi ci sono addirittura 12 torrette con il cannone automatico da 37, e questo fa veramente male, perché fidatevi che quando ci sono, diciamo, degli aerei nei dintorni, li sciogliete, ragazzi. Purtroppo in questa partita non avremo, penso, modo di incrociare qualche aereo a bassa quota, ma fidatevi che gli aerei tutti a bassa quota o nei dintorni fanno una brutta fine, perché vengono veramente disintegrati. La maggior parte delle volte li farete diventare dei fiammiferi volanti. Poi abbiamo anche dei lanciasituri, quindi abbiamo dei siluri a turbina a vapore da 533 mm, quindi ha un'ottima testata, e in questo caso abbiamo 4x6, quindi abbiamo 6 lanciasiluri. Ovviamente li potrete vedere tranquillamente al centro della nave, quindi diciamo che sicuramente, come posso spiegarvelo, ha un ottimo numero di siluri, vi permette in qualche modo di poter ingaggiare se vanno a segno. Ovviamente basta un solo siluro per far saltare in aria un cacciatorpediniere, quindi non ci vuole moltissimo. In questo caso il comandante Margottini sicuramente devo dire che sa difendersi abbastanza bene. Contate che sommariamente tutte le nazioni che hanno navi di flotta da alto mare non hanno lo stesso calibro, si avvicinano, tendenzialmente hanno sempre il classico 127 mm navale, quindi niente di entusiasmante. La cosa che può preoccuparci, appunto, è la questione del raggio di fuoco così prolungato. Un raggio di fuoco così alto mi potrebbe preoccupare, perché alle corte distanze sicuramente potreste prendere un bel po' di mazzate, ecco, mettiamola così. Per il resto devo dire che è una nave abbastanza equilibrata. Vedrete tra pochissimo effettivamente che riesce a dare delle belle bastonate.
E ovviamente dovete comprendere che bisogna fare una convergenza ad occhio, e quindi ho compreso che effettivamente se noi andiamo in direzione in questa direzione bisogna andare un certo anticipo a destra, in modo tale che il proiettile andrà effettivamente sulla sua direzione. Allora vediamo un po', vediamo se questo proiettile va a segno. Nada, come già vi ho detto, se noi andiamo verso sinistra il proiettile tenderà verso sinistra per una questione di convergenza, quindi noi dobbiamo mettere ancora più a destra. Abbiamo preso la canna fumaria di un nostro amico e questo in questo caso va a segno, addirittura andiamo quasi a colpire la stiva munizioni di prua, quindi diciamo che sarebbe stato veramente figo se con un bel colpo penetrante sarebbe entrato e l'avrebbe fatta esplodere letteralmente. Allora cerchiamo di andare tutto indietro. Mi sono appena svegliato, ragazzi, dovevo registrare velocemente questo video anche perché mi è stato richiesto, quindi mi andava. Quando vedo che ci sono persone che effettivamente vogliono dei video su delle navi, io sono molto più motivato, sono più incentivato. Allora c'è questo USS, non ho visto il nome, purtroppo i nomi non me li ricordo tutti, ragazzi, dovete capire che ci sono tantissimi mezzi, carri, aerei, navi, cioè è impossibile ricordarseli tutti. Allora, il raggio di misurazione, bene o male, ha una velocità, ok, mi sa che è andato, sì, è andato, non c'è più. Allora, il problema che stavo già dicendo che ho riscontrato è la questione del calibro. Questo calibro è più adatto per le lunghe distanze, mentre sulle corte no, perché almeno sulle lunghe distanze è modo di manovrare, poter usare il fumogeno, quindi diciamo che almeno vi dà un minimo di sopravvivenza in più, sicuramente non vi dà modo di spottarvi, di potervi colpire. Un'altra questione che diciamo non riesco, allora ragazzi, le prime volte che ho fatto le battaglie navali mi sono veramente ritrovato in un mondo che non mi appartiene, cioè la questione proprio di un'interfaccia diversa da World of Warships, non parliamo dello stesso gioco, però oddio, centro, super centro, però senza recare chissà quale danno. Ho capito che effettivamente qui gli AP non servono a nulla, quindi principalmente cercate di utilizzare sempre gli HE. Io ho fatto, sto cercando di fare, ok, qui proprio prendiamo l'isolotto in pieno, e ho capito che effettivamente conviene più utilizzare sempre in continuazione gli HE, perché effettivamente è quello che va a recare maggiore danno anche sulle sovrastrutture e quindi disintegra la maggior parte delle volte anche i cannoni nemici. Come vedete, tipo in questo caso, lui ora non potrà utilizzare il cannone di prua e quindi ci dà una chance superiore nel farlo fuori più velocemente. Vediamo se stavolta lo prendiamo in pieno, magari lo prendiamo sulla zona osservatoria, no, lo prendiamo sulla zona, no, le abbiamo fatto veramente male stavolta. L'abbiamo preso sulla stiva munizioni del cannone di prua. Allora vediamo un po', sempre se vanno a segno. Ogni tanto una munizione colpisce l'albero, vedo quel povero, ok, obiettivo distrutto, ottimo ragazzi. Come vedete, cioè se prendete, se colpite ovviamente nel punto giusto e soprattutto avete l'avversario, un avversario anche diciamo abbastanza facile da abbattere, da far saltare in aria, e anche diciamo con un paio di salve ve ne uscite tranquillamente con un'ottima kill. Purtroppo bisogna essere molto conservativi qui con questa nave, sicuramente con le corazzate sarà anche peggio. Tra poco io dovrò fare un acquisto ed ero interessato, un mio amico mi ha fatto vedere una nave russa, ragazzi, cannoni binati, calibro non altissimo ma con un ratio di fuoco tipo di 4 secondi, non ricordo la nave come si chiamasse, anzi ora la ricerco, datemi un attimo, vediamo un po'. Allora, mi aveva detto che c'era la, no, la Smelly del 1955, ragazzi. Ha praticamente, cioè solo a guardarla incute terrore. Ci sono navi che veramente tu le guardi e dici, ma sembrano innocue. In realtà questa ha due cannoni binati, cioè due torrette binate da 130 mm, un calibro onestissimo, con torrette da 85 mm, una per ogni lato.
e quello, già un cannone da 85 mm per me è tantissimo come arma secondaria. Poi ovviamente ci sono le torrette, quattro torrette con cannone binato da 37 mm automatiche, ovviamente come tutti i cannoni automatici da 37 mm. Diciamo che è una nave, ho fatto diciamo la guida di prova, la navigazione di prova con quella nave, sono rimasto molto molto sorpreso. Una nave con un raggio di fuoco così alto non l'ho mai visto. Poi se avete altre navi da suggerirmi, da portare, io sono ben lieto di fare nuovi acquisti, anche perché penso sia ora il momento di farlo, visto che c'è il summer, gli sconti estivi, ecco. Allora ci ritroviamo questo incrociatore, credo che andranno in porto, penso sulla zona di Poppa, e sì, soltanto sulla zona di Poppa penso che abbiamo fatto, non so, la zona di trasmissione oppure del motore, quindi il reparto motore. Allora facciamo lo stesso errore, ogni tanto ci sono dei piccoli bug, cioè hanno fissato dei problemi per quanto riguarda i missili e tutto quanto, ma non vanno a fissare queste piccolezze. Eppure ho un'ottima scheda video, quindi diciamo che gioco sempre al setting massimo con cui si può giocare, però ogni volta. Comunque ragazzi, guardate quanto volume di fuoco c'ha questa nave, guardate, cioè si illumina, diventa un albero di Natale, è assurdo. Poi ovviamente penso che per questo, io penso che questo incrociatore potevano tranquillamente metterlo, quello mi sembra che è un siluro, vabbè lo evitiamo. Ci è passato vicinissimo ragazzi, mamma mia, questo qui che ci sta passando ora, per fortuna, cazzo, ok. Come stavo dicendo, questa qui poteva essere settata anche a un livello leggermente superiore. Ogni tanto mi è capitato, per errore mio, perché avevo un aereo con un VR leggermente superiore, appunto andavo con incrociatori che tranquillamente io riuscivo a bucherellarli o a recare un danno abbastanza ingente. Ovviamente non dovete capire, mi è arrivata la notifica di Stranger Things, ragazzi, oggi escono i nuovi episodi di Stranger Things, quindi capirete che sto registrando il 1° luglio. Ritornando a noi ragazzi, le abbiamo recato un danno sul lanciasiluri di centrale. Qui lo stiamo praticamente martellando, la canna fumaria principale l'abbiamo diciamo disintegrata, però non è un danno ingente ragazzi, cioè se riuscite a colpire il vano motori, ok, le abbiamo colpito la stiva munizioni e il cannone di prua, quindi le abbiamo recato un bel danno. Come stavo già dicendo ragazzi, cioè vabbè, si fissano dei problemi ma lasciano altri, tipo la questione è che tu stai seguendo la traiettoria del proiettile e la nave diventa invisibile. E vabbè, ma tra un po' vedremo anche la perla nera in War Thunder. No, sto scherzando, semplicemente è per far intendere che ci sono piccoli problemini. Ecco, abbiamo preso un albero, poverino. Greenpeace non ci perdonerà per questo. Allora, diciamo che i cannoni da 37 utilizzati su la nave avversaria, anche sui medio raggio, quindi sui 3 km, fidatevi, non fa chissà quale danno. Ogni tanto vi esce la scritta colpo, ma in realtà non farete quasi nulla. Qui questi due incrociatori, scusatemi, questi due cacciatori miei sono così vicini che in realtà io puntavo su quello, sul primo, ma in realtà colpivo sempre il secondo. Giustamente quel poverino ha detto mai che ho fatto di male, ma a noi ci va bene così, riusciamo a fare addirittura la zona vicino al reparto dove c'è tutto il carburante, ma niente, magari, ok, facciamo la zona delle superfici, ma senza diciamo intaccare nessuna funzionalità della nave. Cerchiamo effettivamente di fare più danni possibili. Questi 37 mm, per quanto sia bello vederli sparare, ragazzi, non fanno nulla. Quindi, non lo so, mi rattrista un po' la cosa. Qui dobbiamo attivare, ok, attiviamo finché si muove il fumogeno, per la nube di fumo, per almeno per evitare che veniamo colpiti, perché sono due contro uno. Abbiamo un cannone disabilitato, gli altri in ricarica, quindi abbiamo soltanto uno per poter sparare. Ora cerchiamo di sparire effettivamente. Quello sta per saltare in aria e non muore, cioè è la cosa più assurda che abbiamo mai visto. Speriamo che riesce ad andare. Ok, il cannone ora iniziano a fare uno sbalzo solo, che ci hanno dato l'assist, per noi va più che bene. Abbiamo una kill e tre assist, se non ricordo male.
Nado Molu ci dice GG, effettivamente la partita è finita. Sì, effettivamente. Ragazzi, io spero che questa partita, oggi sto dislessico, sì, io spero che questa partita vi sia piaciuta. E per maggiori richieste non esitate a lasciare un commento in questo video. Io sicuramente mi stanno iniziando a piacere un bel po' le navi su War Thunder. Sicuramente voglio portare qualche cacciatore pediniere premium, anche qualche incrociatore. Ho visto l'NR Pola che mi sembra alquanto appetibile, poi diciamo ha un costo abbastanza contenuto, quindi cioè, si può tranquillamente affrontare. E niente ragazzi, ragazzi, fatemi sapere quando volete il nuovo video, o meglio, lasciatemi un commento così io lo porto immediatamente. E niente ragazzi, ci vediamo presto, molto presto, ciao!